Ciao a tutti, sono DJ Mostrus da Radio Monster Inedit. Oggi faremo del update, come lo chiamiamo noi, cioè un'intervista a Cleo Denine della fantastica scuola Monster High. Cleo è una delle ragazze più popolari della scuola, e assieme alle sue amiche, beh, diciamo, sono un gruppo al bacio. Super popolare e un gruppo di ragazze super super carine. Ok, ora noi ti diremo delle semplici parole e tu dovrai rispondere. Non saranno domande? No, parole, che ne so. Nome, Cleo Denile. Ok, brava, quindi devi eliminare il... Ciao a tutti, mi chiamo Cleo Denile. Va bene? Sì, va bene, non l'avrei fatto comunque. Ok. Nome, Cleo Denile. Età? 5.842 anni reali. Secolo più, secolo meno. Genitori mostri. La mummia. Killer look. Ho sempre un tocco esotico. Il mio killer look fa molto piramide. Ed è molto chic. In mezzo al deserto, di stile dei miei mostramici, diciamo, volevo dire che in mezzo al deserto è l'unico stile decente che si trova. Sono una vera principessa egiziana con tanto di acconciature e gioielli d'altri tempi. E il mio tocco decisamente glamour sono le bende, da portare con disinvoltura e da abbinare con tutto. Le trovo immortali. La tua croce. Il buio mi terrorizza, è spettrale, mi ricorda i tempi del sarcofago. Sì, anche le principesse hanno paura come i comuni mortali. Consolatevi. Mostriciattolo da compagnia. Issette, la mia elegantissima cobra egiziana, ha la lingua un po' lunga, il suo sibilo è pauroso, ma le mie mostramiche dicono che le mie battute sono più velenose di quanto non sia il suo morso. Ok, sei più strana di quello che pensavamo, ma... Ma? sei molto carina, quindi non importa! Attività preferita! Farmi adorare è decisamente piacevole. Ovviamente sono la regina dei corridoi della Monster High e la punta di diamante della squadra delle brividine pompon. Adorarmi è abbastanza naturale. Ok, quello che ti irrita di più? Chi non mi obbedisce, scorre sangue blu nelle mie vene. Volete capirlo? Ok, materia scolastica da urlo. Geometria, sono un vero mostro quando si tratta di triangoli e piramidi. La materia scolastica da incubo. Storia, già visto, già fatto. Ho persino un papiro con gli autografi di tutti i protagonisti principali. Il colore che ti strega. Oro, oro, sempre oro. Anche il color sabbia non è male. Cosa ti piace mangiare? Uova, beh, non so, uova, diciamo, ma solo quando c'è qualcuno a servirmelo. Uova? Ho detto uova. Oh mio Dio, beh, anche le principesse fanno errori. Che figuraccia. Volevo dire che mangio uva appena colta, ma solo quando qualcuno me la serve. Su un piatto d'argento, ovviamente. Ok, mi pareva strano. I tuoi mostramici per la pelle, Deuce Gorgon, che è il mio ragazzo, e Guria Yetz, che è la mia migliore amica. È la ragazza più intelligente della Monster High. Scusate per l'errore delle uova con l'uva. È che, beh, mi impappolo spesso quando parlo. Anche se questa è una parola che si è inventata, come ho già detto prima, Sì? sei molto carina. L'intervista è finita. Ci vediamo all'intervista a Frankenstein, un'altra delle ragazze più popolari della Monster High.